La copertina è dedicata al fenomeno del momento, il calcio Avellino, sia quello giocato in campo, sia le strutture che dovranno venire. Quello giocato in campo ci dà grandi soddisfazioni con Biangolino, che è alla sua sesta vittoria consecutiva, raccogliendo una squadra che era partita con grandi dubbi. E comunque siamo vicini alla vetta, ed è un lavoro che questo umile uomo della pelota sta portando a compimento. L'altro argomento è lo stadio, che dovrà essere realizzato ad Avellino. I lavori dovranno essere eseguiti dall'impresa di D'Agostino, il presidente dell'Avellino, l'attuale almeno presidente dell'Avellino, il cui importo di 100 milioni dovrebbe essere necessario per fare questo nuovo stadio, il cui progetto prevede, naturalmente, oltre al terreno di gioco, una serie di appartamenti, di negozi sotto le tribune. L'altro argomento che ho trattato personalmente in questo numero è la crisi dei minori. A Napoli un 14enne è stato ammazzato da un altro amico della stessa età. Basterebbe pensare solo una cosa su questo argomento: che la società invecchia e i futuri, la futura classe dirigente è quella dei giovani. E se non li formiamo nel modo giusto, probabilmente il problema diventerebbe grave. Non potevamo non parlare della crisi alla regione, con il governatore De Luca che ostinatamente vuole governare per ulteriori 5 anni e fa il tutto per essere candidato. La prossima settimana il Consiglio regionale dovrebbe approvare una legge che gli consente un altro mandato, quello sarebbe il terzo.